Su di giri, amici sportivi, e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete come funzionano i test antidoping in WWE. Beh, per rispondervi utilizzo i dati diramati dalla stessa federazione attraverso la parte corporate del suo sito web, che contempla anche quella dedicata a questa importante e sensibile tematica. Innanzitutto, le varie norme che regolano i doveri dei combattenti e che evidenziano le attività di prevenzione, di monitoraggio e di test della compagnia sono racchiuse in un documento normativo chiamato Wellness Program. Quindi, se avete letto o sentito parlare di Wellness Program, ora sapete di cosa si tratta. Le attività, e sono tante, del Wellness Program vengono appaltate dalla WWE a dei professionisti esterni ad essa, di modo da non causare ingerenze di nessun tipo, oppure all'italiana, dei conflitti di interessi che possano ledere la salute dei wrestler. Gli unici professionisti in orbita WWE sono i responsabili del primo soccorso a bordo ring e quelli che visitano immediatamente i combattenti nel backstage, indirizzandoli poi, alla bisogna, agli ambulatori professionali dei dottori in orbita Wellness Program, qualora vengano riscontrati problemi fisici, psicologici o anomalie di qualunque tipo. Questo team è capitanato dal dottor Christopher Aman. Se il nome non vi è nuovo, si tratta del medico pesantemente criticato da CM Punk in un noto podcast con l'allora suo amico Colt Cabana. Un podcast che poi ha scatenato una causa legale tra le parti, conclusasi con il giudice che non ha ravvisato gli estremi della diffamazione nelle parole dell'allora wrestler WWE, che oggi insomma è tornato a lavorare indirettamente per la stessa all'interno del programma Backstage in onda su Fox Sports, salvo cambiamenti epocali avvenuti da quando ho registrato questo video, giacché le risposte per Chiedi al Bardo vengono confezionate un mesetto largo prima della loro pubblicazione. Tra l'altro Punk poi ha litigato per motivi economici con Colt Cabana, quindi è saltato fuori un casino veramente grosso. Ad ogni modo, la squadra di Aman, che per comodità chiamiamo di primo soccorso, si avvale di varie professionalità mediche, alcune fisse, alcune credo invece aggregate di volta in volta in base all'area geografica nella quale si svolgono gli show. Tornando a monte, all'interno del Wellness Program c'è anche la parte dedicata all'antidoping, che è associata a quella dell'utilizzo di droghe di vario genere. Il supervisore esterno di questo comparto è il dottor Timothy Robert, in rappresentanza di una società che si chiama Aegis Science Corporation, scritto Aegis Science Corporation. Tenetela a mente perché più tardi credo che la rinominerò. Questa società è specializzata proprio in test di tale tipologia e i suoi servizi sono utilizzati anche da altre entità sportive, dalle forze dell'ordine e da diversi ambiti accademici. Dunque non sono né improvvisati né gli ultimi della fila, insomma è una società dalla buonissima reputazione. Il dottor Robert ha in carico l'organizzazione del calendario periodico dei test e dei prelievi, anche distanti dalle arene, e poi deve prevedere la spedizione dei campioni ai laboratori di analisi a cui appunto la sua società è associata. Ed è lui che determina, senza possibilità di errore, se una star WWE ha preso sostanze proibite o meno. Una volta rilevata l'infrazione, al dottore non resta altro che comunicarla al comparto che si occupa delle relazioni con i wrestler, di modo che venga applicata la pena prevista. Ovviamente, per motivi medici, può capitare che un atleta debba dover prendere
dei medicinali regolarmente prescritti che potrebbero contenere tracce di sostanze non ammesse. In questo caso è responsabilità del combattente il comunicare anzitempo la cosa, di modo da dimostrare sin da subito la sua buona fede grazie alle regolari prescrizioni in suo possesso. Esiste, per questo, una procedura comunicativa immediata di modo da evitare malintesi oppure delle situazioni d'ombra. Scartabellando sul sito WWE troverete, se ne avete voglia, decine di sostanze proibite, dagli steroidi agli stimolanti, sino ai classici diuretici, passando ovviamente per ogni tipo di droga ricreativa. I wrestler sono tenuti ad aderire alle richieste di verifica ovunque essi siano, appoggiandosi alla più vicina clinica convenzionata indicata dallo staff del dottor Robert. Ogni tentativo di rinviare le analisi o di comprometterle, tenete presente che negli anni 80, ad esempio, era prassi comune che qualcuno di sicuramente pulito urinasse nelle provette degli altri di modo da nascondere le infrazioni. Ecco, dicevo, ogni tentativo di rinviare le analisi o di comprometterle è interpretato come una violazione volontaria e l'inadempienza della star è immediatamente segnalata alla WWE. Firmando un contratto con la federazione, i lottatori dunque accettano tutta questa procedura e vengono istruiti su come i test saranno sempre randomici a caso, per un minimo garantito di 4 volte l'anno. Ma questo è il minimo garantito. Tu sai che 4 volte in un anno, perlomeno 4 volte, verrai testato a sorpresa. Ti arriverà una telefonata che ti dirà entro 3 giorni o entro 48 ore o entro 24 ore devi andare alla clinica tal dei tali che si trova qui per il test. Se ce la fai, bene, se non ce la fai è una violazione volontaria. Però può anche darsi che potresti essere verificato 6 volte, 8, 10, 20, può essere in 12 mesi, dipende sempre dalla struttura indipendente del dottor Robert, che magari, spinta da qualche sospetto, potrebbe, guardando magari le analisi precedenti, potrebbe piazzarti un nuovo appuntamento a poche settimane da quello appena effettuato. Così magari uno pensa, buon, per un bel po' sono tranquillo, e invece no, hai un altro controllo subito dietro al fine settimana. Di solito la corda di questi controlli si stringe non appena hai commesso un'infrazione, magari di quelle non veniali e pesanti. In quei casi lo stesso wellness program mette sul chi balà gli atleti, indicando per questi ultimi una severità maggiore, visto che potrebbero facilmente ricadere in un errore già compiuto. Tra l'altro le penali di sospensione sono a crescere, quindi più vieni beccato più la tua punizione è grave, addirittura al terzo strike di alto livello, alla terza infrazione vieni licenziato. Per questo è sempre bene, insomma, evitare problematiche e essere presenti ai test quando vieni convocato. Qualora un wrestler volesse mettere in dubbio il risultato dei test, dispone di 72 ore per avanzare una protesta ufficiale. In quel caso, i test del sangue, delle urine, del cuoio capelluto, insomma, sono tutti i test classici che eseguono anche negli altri sport. Ok, in quel caso i test verranno ripetuti sui campioni, ovviamente già prelevati. Di solito ne vengono acquisiti 2. Così da poter effettuare anche delle doppie o delle controanalisi. E a discrezione del combattente, credo anche a sue spese, quest'ultimo potrebbe farsi rappresentare da uno specialista non affiliato alla Aegis Science Corporation. Quindi può mettere in dubbio le competenze di questo studio e dire no, vengo col mio professionista. Ovviamente però i campioni sui quali vengono condotti i test non cambiano e i laboratori sono sempre quelli di questa società. Non può andare altrove a porte chiuse a produrre una documentazione non verificata.
Ovviamente, viste tutte le cautele e le professionalità coinvolte, io trovo molto improbabile che ci siano state delle contestazioni sugli esami. Tuttavia, si tratta di informazioni riservate e dunque lontane dalla nostra possibilità di conoscenza. I test scoprono anche l'uso di sostanze droganti ritenute leggere, come la marijuana, oppure l'eccessivo utilizzo di alcol. Per questi casi, invece che uno strike di quelli, diciamo, canonici, di quelli che al terzo portano al tuo licenziamento, ecco, in queste situazioni sono previste delle multe. Si parte con qualche migliaio di euro, si può arrivare a cifre un pochino più importanti, e queste multe, in caso di accumulo, possono avvicinarti ovviamente al licenziamento e sicuramente ti allontanano dai piani alti della federazione. Quando ci sono queste multe, noi non lo sappiamo. Quindi anche questo può essere tenuto in considerazione dallo staff dirigenziale WWE nel lanciare o meno un lottatore. È un indice, un termometro di cui loro sono a conoscenza e del quale invece noi siamo totalmente ignoranti. Al meglio delle mie conoscenze, tutte queste norme che vi ho riassunto per motivi anche di tempo, per non fare un video chilometrico, tutte queste norme si applicano agli atleti regolari del roster della WWE, mentre i cosiddetti part-timer, disponendo di enorme potere contrattuale, hanno la possibilità in fase di accordo di eluderle, quindi tengono le spalle al coperto, magari tipo Brock Lesnar, di cui oggi ho la maglietta, magari combattono 6 volte in un anno, forse anche di meno, e non hanno voglia di fare i test e quindi si mettono al riparo con contratti differenti dalla massa. Però anche qui stiamo andando a prendere la coda di alcune notizie uscite negli Stati Uniti, la cui verifica non è assolutamente certa al 100%. Direi che questo è tutto sull'argomento test antidoping della WWE. Ovviamente, se la domanda si riferiva a cosa succede nel laboratorio, questo non ne ho la più pallida idea, ma giacché le procedure sono simili in tutto il mondo, insomma, credo che siano gli stessi identici test che vengono fatti a livello olimpico per gli atleti delle arti marziali miste, per i calciatori, per i nuotatori e via dicendo, quindi sangue, urine, prelievi e via di questo passo. Direi che per oggi è tutto, ma se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, so che ci sono un po' di medici, un po' di dottori, un po' di specialisti che seguono le mie rubriche. Sapete, io sono ignorante in questo settore, quindi qua sotto, seguendo il faro dell'educazione, nei commenti lo spazio è tutto a vostra disposizione. In quanto a noi, ci si becca sempre qui, quanto prima, sul canale del Bardo. Per oggi è tutto, alla prossima. Ciao!